Ci siamo ragazzi, ci siamo, dopo 11 lunghissimi anni sta per arrivare il momento. Sono davvero molto emozionato perché ho provato a raccontare insieme a voi questa annata strepitosa. Sono qui a Reggio con i colleghi, è stata una trasferta emozionante. Qui allo stadio si balla, si canta già perché siamo al 90esimo, mancano davvero pochi secondi e il Milan sta per laurearsi campione d'Italia 2021-2022 dopo 11 anni di lunghissima attesa. Ragazzi, ci siamo quasi, stiamo tutti aspettando il triplice fischio. Il Milan ha praticamente chiuso la partita nel primo tempo con un netto 3-0, gol di Giroud, gol di Giroud, doppietta sul doppio assist di Leao e poi il terzo assist di Leao sempre per il gol di Kessié. Un Leao strepitoso, vediamo. 2 minuti di recupero, ci siamo ragazzi, ci siamo. Attesa che sta per concludersi. Ricordiamo da dove è partita questa squadra, ricordiamo le avversità, gli ostacoli, i problemi superati per arrivare fino ad ora. Pochissimi secondi, c'è anche Zlatan Ibrahimovic in campo che ha provato a segnare il suo ultimo gol, chissà, con la maglia del Milan vedremo, la decisione di Zlatan verrà presa solamente tra qualche giorno. Mister Pioli scatenato. Fabio, manca Mister pochissimo, Pioli tutti in piedi, scatenato da qualche minuto, perché si sta cantando Pioli, i campioni d'Italia, siamo noi, ragazzi, siamo le bandiere tricolore. 3-0 netto del Milan qui al Mappei Stadium. Contro il Sassuolo, l'Inter a casa. Manca pochissimo. In lacrime, tutti il Milan in gioia. Emozione straripante qui a Reggio Emilia. Sono davvero fiero di essere qui a raccontarla con voi. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci stiamo aspettando il fischio finale dell'arbitro. I giocatori sono tutti a bordo campo in attesa di questo benedetto fischio che non arriva. Dai, il pubblico milanista canta già "I campioni dell'Italia siamo noi". Vediamo, è possibile che arrivi ora dopo 11 lunghi anni. Dai, per questa squadra davvero incredibile. Milan campione d'Italia 2021-2022 dopo 11 anni di grande sofferenza. Siamo ragazzi, possiamo festeggiare, sì, ce l'abbiamo fatta. 86 punti per la squadra di Stefano Pioli, invasione di campo qui a Reggio Emilia, Mappei Stadium. Scusatemi davvero, ma è dura raccontare senza tirare fuori queste emozioni. Il Milan è campione d'Italia, è un'emozione incredibile, c'è un'invasione di campo, tutti i giocatori in campo abbracciati dai tifosi, è davvero un giorno strepitoso, lo ricorderemo nella storia. Domenica 22 maggio 2022 il Milan è campione d'Italia, il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta nella propria storia, incredibile, emozioni a non finire, ragazzi vi saluto, emozioni a non finire.